realizzeremo insieme la maglia Marea, che avrete già visto nelle foto di presentazione, maglia creata da due pannelli veramente molto molto facili. Partiamo con la parte tecnica, così che voi possiate poi capire come variare le taglie della vostra maglia. Allora, la mia maglia, che è una taglia 44, ha una larghezza di 62 cm, una lunghezza di 69 cm totali, dopo vi farò capire per quale motivo vi dico totali, 53 punti a filet, quindi 53 giri di punti a filet e 6 giri a mezza maglia alta. Ho avviato 119 catenelle, che sono un multiplo di 3 più una catenella. I punti impiegati sono la catenella, la maglia alta e la mezza maglia alta. Quindi andremo a realizzare due pannelli identici. Io ho utilizzato il filato milkshake, ecco qua ho la mia fascetta, della linea Fashion di Lana Gatto, ovviamente merceria Italia Artisan, lo vedete anche scritto qui sotto, e un gomitolo, il milkshake è questo, stupendo, vi do anche le sue caratteristiche. È un 75% cotone, 25% viscosa ed è quello che dà proprio quel sbirluccichio, diciamo, all'interno della nostra creazione. 100 grammi per 260 metri. Io ho utilizzato 3 gomitoli di milkshake. Ovviamente questo è l'avanzo. Avanzo che valuterò se utilizzare poi per allungare la mia maglia o fare qualche complemento, perché vi assicuro che questo è almeno mezzo gomitolo, quindi se vorrete fare una 46, io ho fatto una 44, se vorrete fare una 46 tranquillamente 3 gomitoli saranno sufficienti. E poi ho qui il mio bellissimo filato fiocco, un 100% cotone, bellissimo, sempre merceria Italia Artisan. Questo l'avete già visto in tutti i tutorial che ho fatto finora di centri, runner e cose varie, quindi non c'è neanche bisogno che io ve lo descriva, ma comunque voi sapete che nei link sotto in descrizione vi lascerò sia questo con il suo colore, sia questo con il colore esatto, quindi sappiate che troverete tutto assolutamente in descrizione. La mia maglia, le misure ve le ho già date, i due pannelli sono identici. Io parto da prima con un campione del pannello per farvi vedere la lavorazione, dopodiché la maglia la comporremo insieme. Mi ero dimenticata di dirvi che ho utilizzato un uncinetto numero 4 per tutti e due i filati, sia per il milkshake che per il filato fiocco. Allora, adesso ho fatto una piccola catenella, sempre multiplo di 3 più 1, quindi avevo fatto 15 catenelle più una 16. Cosa faccio? Ne faccio una aggiuntiva per poter entrare nella seconda, che è nel conteggio, e fare una maglia bassa e due catenelle, che saranno la nostra prima maglia alta. Dopodiché farò due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, andrò a saltare una, due catenelle di base e nella terza andrò a creare una maglia alta. È il classico punto filet, vuoto pieno. Altre due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto due catenelle di base, sulla terza maglia alta. Nuovamente due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto due catenelle di base, sulla terza
vado a fare la mia maglia alta, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, 1, 2, sulla terza catenella vado a fare la mia maglia alta ed ora di nuovo 2 catenelle, andiamo a fare l'ultima, vedete che ci sono 1, 2 e 3 catenelle, lavoriamo sulla terza che è l'ultima, quindi abbiamo il nostro multiplo, questo è quello che dobbiamo avere al termine del primo giro. Il secondo giro sarà sempre lo stesso, quindi non c'è primo, secondo, terzo giro, la lavorazione è uguale per tutto il nostro pannello. Però vi faccio vedere come faccio io. Voi sapete che a me piace partire con le 2 catenelle, volto il mio lavoro e mi piace sempre lavorare la maglia alta, quindi io rientro alla base delle 2 catenelle e faccio l'effettiva maglia alta. Perché? Perché così io ho la mia catenella formata, vedete? Ho la mia catenella formata e nel giro successivo io potrò agganciarmi all'asolina della maglia e non sulla terza catenella, lo trovo molto più comodo e il bordo rimane anche molto più pulito. Quindi sempre 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, andiamo a lavorare sulla maglia alta successiva, quindi saltando ovviamente le 2 catenelle. Nuovamente 2 catenelle, saltiamo sulla maglia alta successiva, di nuovo 2 catenelle, maglia alta successiva. Vi consiglio di entrare bene nella maglia per evitare che vi vengano brutti buchi, perché a volte se noi non prendiamo bene la maglia ma lavoriamo sulla sua catenella, uno, il lavoro si sposta leggermente verso destra, due, rimane proprio un bruttissimo buco sulla maglia. Quindi vado a fare altre 2 catenelle e vedete io entro proprio qui sulla maglia, entro sulla maglia e faccio la mia maglia alta. Ora la prima, quindi nel secondo giro non abbiamo ancora creato le 2 catenelle con la maglia alta, quindi dobbiamo contare le catenelle. Facciamo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, ne contiamo 1, 2 e andiamo a lavorare sulla terza tentando di prenderla un po' dritta perché il lavoro si sarà girato e noi faremo in modo di prenderla un pochino dritta. Ecco qua. Quindi vado a fare la mia maglia alta, facciamo un'altra volta insieme questo, dopodiché dovrete proseguire per i giri che vi necessitano per la vostra taglia, ovviamente anche in larghezza dovrete decidere poi quante catenelle montare. Voi sapete che il multiplo è di 3 più 1, quindi fate una catenella in centimetri e calcolate la metà della vostra zona più ampia, di solito sono o il seno o i fianchi, quindi prendete quella misura, la dividete a metà e saprete di quanto dovrà essere lunga la vostra catenella. Facciamo un altro giro insieme, dopodiché questo potete tranquillamente proseguire da soli. Quindi ho fatto le 2 catenelle, rientro alla base delle 2 catenelle e faccio la mia maglia alta, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare sulla prossima maglia alta, di nuovo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorare sulla prossima maglia alta, di nuovo filo sull'uncinetto, vado a lavorare sulla prossima maglia alta, quindi il lavoro è sempre 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, non potete sbagliare, è un lavoro che può fare anche una principiante, quindi state tranquille, prendiamo bene la nostra maglia alta, così vi faccio vedere che l'ultima sarà facilissima da lavorare. Quindi 2 catenelle di separazione, vedete questa è la nostra ultima maglia.
io non devo cercare le due catenelle, ma devo cercare la catenella della maglia alta. Vedete? Io sono qua, queste qua sono le due catenelle formate dalla maglia alta. Io vado su quelle e faccio la mia maglia alta. Quindi questo è l'inizio del nostro lavoro. Ora noi proseguiremo fino ad ottenere questo. Ecco qui, questo è quello che dovrete ottenere. Vedete? Un bellissimo punto filè. Niente di più, niente di meno, veramente semplicissimo. Maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, niente di più, niente di meno, di una semplicità estrema. Ora però noi dobbiamo andare a fare questa parte nella quale c'è il cambio del filo. Io qui ho un nodino che poi andrò a nascondere perché è bruttissimo da vedere. Ho fatto un nodino e l'ho lasciato lì. Comunque adesso noi andiamo a fare questa parte, quindi al termine della vostra lavorazione, dell'altezza che voi decidete, andiamo a fare questa parte a maglia, a mezza maglia alta. Ora io col centimetro vi dico dove sono arrivata col punto filè. Vi giro, ecco, sul laterale, prendo il mio metro, non vedrete tutto perché purtroppo non ci sta nell'inquadratura, però parto, vedete, dall'inizio, quindi del filè e non della mezza maglia alta, e fino in fondo sono 61 centimetri, mentre la parte a mezza maglia alta mi dà sui 3 centimetri. Vi dico già che sono 6 giri per me, poi dipende dalla mano, dall'uncinetto, dipende da un sacco di cose, però per me sono 6 giri. Quindi vi faccio vedere come si fa questa parte. Fatta questa parte, andremo ad unire il davanti col dietro cucendole, lasciando ovviamente lo spazio per la fuoriuscita del braccio, quindi la manica, che andremo anch'essa a rifinire comunque con lo stesso punto e con lo stesso spessore fatto proprio qui. Comunque vi faccio vedere adesso come fare le maglie, mezze maglie alte sul punto filè. Quindi facciamo che siamo alla fine del nostro pannello. Io chiuderò con una catenella di sicurezza, tiro il filo, taglio e in un secondo momento poi andrò a nascondere il mio filato. Quindi vado a tagliare questo filo perché non ci serve più. Dobbiamo partire dal dritto del lavoro. Allora, questo è un campione, io in questo momento per non avere tutti questi fili li vado a tagliare tutti, però mi raccomando non tagliateli quando nascondeteli, non tagliateli, perché se non è un campione rischiate di poi ritrovarvi con la maglia che si disfa, come è capitato a me in un'altra maglia. Allora, rimanete sul dritto del lavoro. Qual è il dritto del lavoro? Guardate la prima catenella. La prima catenella, la vedete, deve essere sul dritto. E allora siete sul dritto del lavoro. Perché non vi sembra, ma il dritto e il rovescio si vedono. A voi forse, magari, con questo punto vi sembra che non ci sia un dritto e un rovescio. In realtà il dritto e il rovescio ci sono. Quindi rimanete sul dritto del lavoro e ve ne accorgete dalla, appunto, catenella iniziale. Vedete che qua c'è la spighetta della catenella. Prendete il vostro filato fiocco. Facciamo, io faccio sempre il cappietto. Mi infilo sulla prima maglia alta, in questo modo, faccio una maglia bassa e una catenella a simulare la mia prima mezza maglia alta, dopodiché filo sull'uncinetto, entro nel primo foro, esco ed esco da tutte e tre le catenelle che ho sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto, rientro nello stesso foro ed esco da tutte e tre le catenelle. Salto nel foro successivo, quindi filo sull'uncinetto, passo nel prossimo foro e faccio due mezze maglie alte, vedete? In questo modo, quindi chiudo tutto in un'unica passata.
prossimo foro altre 2 mezze maglie alte. Vi chiederete perché non lavoro la maglia alta. Io faccio la catenella molto stretta e mi sono accorta che sfarfallava. Se voi vedete che tira il lavoro, quindi tende a stringere col cambio del punto, potete fare la terza maglia, quindi aggiungere una maglia anche sulla maglia alta. Io ho una mano piuttosto stretta con le catenelle e quindi mi faceva troppo sfarfallio, mi allargava troppo e non mi piaceva, quindi ho evitato e lavoro solo nei fori, tranne la prima e l'ultima ovviamente. Quindi di nuovo l'ultimo foro di mezze maglie alte, dopodiché filo sull'uncinetto e vado a lavorare sull'ultima maglia, una mezza maglia alta. Eccoci qua, questo è il primo giro di lavorazione. Il secondo faremo sempre in questo modo: mi alzo con 2 catenelle, faccio la mia mezza maglia alta. Voi sapete che io non faccio mai, non parto mai con le catenelle, ma sempre con la maglia effettiva, quindi le catenelle mi servono solo ed esclusivamente per alzare il lavoro. Dopodiché in questo caso io non faccio altro che lavorare mezza maglia alta su mezza maglia alta per 6 giri pari ai centimetri che voi volete. I miei vi ho detto quanti sono, adesso poi ve lo scrivo qua sopra perché non mi ricordo, penso fossero 2/3. Quindi andiamo avanti così per 6 giri fino a quando non ci ritroviamo ovviamente ad aver finito il nostro pannello. Vi faccio vedere che sono arrivata all'ultima, ecco l'ultima è questa qui, vedete, a me non tira, non arriccia, non sfarfalla, perché per la mia mano andavano bene 2 maglie per ogni foro. Vi ripeto che se dovesse tirarvi la lavorazione perché voi avete una mano più larga della mia con le catenelle, potrete fare 2 mezze maglie alte all'interno del foro e 1 mezza maglia alta sopra alla maglia alta sottostante. Io ho preferito così perché per me questa è la posizione giusta. Quindi andate avanti fino a lavorare 6 giri, dopodiché andiamo avanti insieme perché ora è il momento di comporre la nostra maglia con i nostri 2 pannelli che dovranno essere identici. È arrivato il momento di comporre la nostra maglia. Come facciamo? Allora, innanzitutto vi presento qualcosa che non vi avevo ancora presentato, che sono i marker di Katia Filati. Sono 60 marker in 6 colori diversi, li trovate sempre anche questi da Merceria Italia Artisan. Quindi noi andiamo, guardate che carini, sono veramente dolcissimi. Io adesso ne vado a spargere qualcuno, una marea sul tavolo, me ne serviranno solo 4, però intanto li vado a spargere e decido di quanto voglio il mio scollo. Io ho deciso, perché ho già preso la misura, che il mio scollo sarà di 6, io conterò i fori, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fori e mi regolo di conseguenza. Quindi vado a mettere un marker tra il punto alto tra il 7° e l'8° foro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi questo è il foro, io il marker lo vado a mettere sulla maglia successiva al foro e chiudo, così io so che il mio scollo partirà da qua, dopo conterò le maglie. Quindi passo dall'altra parte e faccio la stessa cosa, quindi vado ad aprire il mio marker, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e metto, ecco qui, il marker sulla maglia che segue. Io voglio un collo abbastanza ampio, voi potrete anche fare un collo più stretto.
Quindi cosa facciamo? Adesso ovviamente dobbiamo contare le maglie. Noi sappiamo che sono 2 maglie per ogni foro, ovviamente più quella iniziale. Quindi se sono 7 dovranno essere 14 più 2, perché dobbiamo calcolare anche questa maglia e quella iniziale. Quindi cosa facciamo? Poi spostiamo, ovviamente mettiamo un altro marker. Quindi contiamo 1 2, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 più 2 16, e vado nella 16ª fissandomi con il mio marker. Ok, quindi so che io cucirò, quindi unirò i 2 pannelli fino a qua. A questo punto posso anche togliere questo marker, che per il momento non mi serve più. Vado dall'altra parte, state attenti a non tirare i fili quando tirate i marker, e faccio la stessa identica cosa. Quindi conto 16 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nella 16ª metto il mio marker, quindi questo posso anche toglierlo. Ecco, allargatelo bene, tanto questi sono di metallo, non si rompono, potete anche allargarli bene e poi richiuderli bene, non si andranno a rovinare. E noi sappiamo che dobbiamo, ecco, cucire solo le estremità. Facciamo la stessa cosa sull'altro pannello. Io lo farò sempre sul dritto del lavoro, poi quando li uniremo però dovremmo mettere dritto contro dritto per rimanere comunque con la cucitura all'interno della nostra lavorazione. Quindi vado a fare la stessa cosa e poi iniziamo ad unire i 2 pannelli. Ora terrò il primo pannello con il dritto verso di me. Il secondo pannello invece, vado a controllare, lo terrò con il rovescio verso di me, quindi andrò a tenere dritto contro dritto in questo modo. Ho i miei marker che mi segnano qual è l'ultimo punto di chiusura. Prendo lo stesso filo utilizzato per lavorare appunto l'ultima parte, infilo il mio, ecco qua, tira fettuccia, lo lascerò nel mio caso doppio perché ha una tenuta maggiore, quindi lo tengo doppio, faccio un nodino in questo modo, lo tiro bene in modo che sia dritto, ed entro nella prima catenella prendendo tutte e 2 le costine. So che di solito se ne prende solo una, ma io preferisco prenderne 2, quindi entro in questo modo. Dove io ho fatto il nodino mi infilo, vedete, così blocco il filo, il filato, vedete, adesso io tiro e il filato è bloccato. Quindi entro nella seconda maglia al contrario, quindi se la prima l'ho infilata da fuori verso dentro, la seconda la infilerò da dentro verso fuori, in questo modo, e vado a cucire. Facciamo in modo che il filo, ecco, non si accavalli, non tiriamo troppo, sennò viene un bruttissimo lavoro. La terza maglia facciamo la stessa cosa, quindi da fuori verso dentro, non tiriamo, teniamo piuttosto molle il lavoro, questa è solo la codina che poi nasconderemo. Quindi andiamo avanti in questo modo fino alla fine, ogni tanto prendo dentro il tavolo di lavoro, quindi facciamo in questo modo, ecco qui,
fino ad arrivare al nostro marcapunti ed entreremo anche nella maglia. Vedete, io sto prendendo 4 costine, non sto prendendo soltanto quella interna, io le prendo proprio tutte e 4 le costine senza tirare. L'importante è fare una volta da dentro verso fuori e da fuori verso dentro. Fate in modo che sia bello morbido, ecco qui, lo facciamo insieme così, vedete, tenetelo morbido, di nuovo da fuori verso dentro, di nuovo da dentro verso fuori, prendendo tutte e 4 le costine. Quindi andiamo avanti, ecco qui, sono arrivata ai marker, li tolgo perché so che quella è la maglia che devo poi cucire, quindi li appoggio un attimo qui, tanto mi serviranno ancora per la manica. E quindi entro nell'ultimo punto, che è il 16°. Io, vedete, ho il filo all'interno, quindi devo andare verso l'esterno. Cosa faccio ora? Ora torno indietro, così la cucitura sarà più forte. Quindi rientro nei punti che già ho ripercorso durante la lavorazione, quindi torno all'inizio, sempre facendo la stessa cosa, una volta da dentro verso fuori e una volta da fuori verso dentro, prendendo sempre tutti e 4 i punti. Adesso continuate a, mi raccomando, a tenere il punto molto morbido, perché sennò verrà una cosa brutta. Invece vedete che se io tiro c'è un po' di gioco, non voglio che si arricci il tutto. Quindi state sempre attenti a prendere tutte e 4 le costine delle catenelle e vado fino alla fine della lavorazione. Arrivata alla fine della cucitura, non faccio altro che nascondere la mia codina tra le maglie, quindi comunque la nascondo bene, anche ecco qua nella cucitura, stiamo attenti a nasconderla bene perché poi si vedrà dall'altro lato. E nascondiamola bene tra le cuciture, tra le maglie, in questo modo, così. Io passo proprio dove si sono create le righette della cucitura, ci passo in mezzo in questo modo, faccio così, sempre tenendo molto morbido, torno indietro un pezzettino e ecco qui, una volta nascosto il nostro filo, molto morbido, sempre morbido, non tirate perché sennò vi si arriccia il tutto, deve rimanere tutto molto morbido. Possiamo tranquillamente tagliare, quindi andiamo a tagliare il nostro filo qui. E questa codina dopo l'andremo a nascondere nella lavorazione della manica, quindi questa lasciatela. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato, quindi lo facciamo da soli, non è necessario che lo facciamo insieme, facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Questo è quello che avremo dal dritto del lavoro al termine della cucitura. Guardate, io ho tenuto una scollatura piuttosto ampia perché a me il collo a barchetta piace piuttosto ampio. Nessuno vi vieta di fare una scollatura più chiusa, quindi non avete piena libertà, però vedete come il punto non è per niente teso e di conseguenza la cucitura è molto molto bella, vista dal dritto è molto molto bella. Ora cosa dobbiamo fare? Prendere il nostro lavoro, fare questa cosa, quindi metterlo sul dritto,
punto su punto, quindi a questo punto proprio contiamo, vedete, teniamo presenti le catenelle, dobbiamo andare a decidere di quanto fare l'apertura della manica. Io di solito tengo sui 18 centimetri, quindi facciamo così ed andiamo a 18 centimetri, mi segna qui. Quindi che cosa faccio io? Come ho fatto prima, conto i fori. Ovviamente sono sovrapposti, quindi saranno identici sia sul dritto che sul retro. A me sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e metto il marcapunti sul tredicesimo foro, prendendo sia il davanti che il dietro, quindi metterò un unico marcapunti che già unisce la maglia davanti e dietro in questo modo. Scusate, ma mi scivola, ecco il marker. Quindi questa sarà la mia manica. Stessa cosa la vado a fare dall'altra parte. Ecco fatto, noi abbiamo già l'apertura della manica, vedete, questa sarà l'apertura della manica e adesso andiamo a cucire tutto il resto che rimane. Come vado ad unire i due pannelli? Allora vado sul rovescio del lavoro, mi raccomando, sul rovescio, faccio il mio cappietto, io ho proprio questo vizio del cappietto, preferisco partire così. Voilà. E vado a lavorare due maglie basse in ogni foro, quindi una e due, prossimo foro una e due, prossimo foro una e due, prossimo foro. Teneteli bene vicini i fori, non che prendete un foro e poi li sfalzate. Vedete come viene poi la cucitura da fuori? Viene come un nodino. A me piace tantissimo questo tipo di cucitura perché quel nodino a me piace veramente, veramente tanto. Quindi ne facciamo uno e due. Se volete il nodino un po' più piccolo, potete fare una, vedete come viene? Viene proprio questa sorta di nodino qui che a me veramente piace molto. Se invece non volete così evidente il nodino, potete fare una maglia bassa, una catenella e saltate nel prossimo foro. Una maglia bassa, una catenella e saltate nel prossimo foro. A me piace proprio vedere il nodino. Mi dà l'impressione di un'impuntura. Ecco, quindi vado semplicemente a chiudere così con maglie basse. Fatelo a maglie basse e non a maglie bassissime, perché la maglia bassissima tira tantissimo e tirando vi può poi rovinare un po' la lavorazione. Quindi sempre due maglie in ogni foro, due maglie basse, semplicissime, in questo modo. Quindi proseguo fino a lavorare al foro prima del marcapunti, quindi poi il marcapunti rimarrà già parte della manica, quel foro rimarrà già parte della manica, quindi non dovrete inserirlo. Controllate bene che stiate lavorando tutti i fori appaiati, mi raccomando, perché è facilissimo poi entrare da una parte in uno e dietro nell'altro, niente di più semplice. Quindi fate in modo di, mi raccomando, stare attente che siano tutti appaiati perfettamente, davanti e dietro siano lo stesso punto, e proseguiamo appunto fino al marker. Come potete vedere sono arrivata, vedete, qui c'è infilato il marker, quindi non lavorerò in questo foro,
ma chiuderò semplicemente il lavoro con una catenella di sicurezza, filo un pochino lungo di modo che poi potrò nascondere la codina, taglio e vado a fare la stessa medesima cosa sull'altra parte della maglia, quindi sull'altro lato. Questo è quello che avremo al termine della cucitura. Ora ve la faccio vedere messa così, vedete, questa è la cucitura vista da fuori. A me piace moltissimo, anche perché rimane questo nodino che però è discreto. Certo, sullo sfumato un po' si vede, perché ovviamente vedete, magari qua c'è la sfumatura viola e il nodino rimane celeste, ma non è per niente invadente, quindi devo dire che mi piace tantissimo questo tipo di cucitura. Vedete, rimane abbastanza, non dico invisibile, anzi quasi si vede, ma poi tirando un pochino le maglie, vedete, poi piano piano si va ad appiattire il punto e si noterà comunque pochissimo. Quindi adesso possiamo tranquillamente togliere il marker, perché oramai tutto quello che dovevamo cucire l'abbiamo cucito, dobbiamo soltanto andare a fare la manica. E niente di più semplice, perché dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto qui, solo che ci sarà a un certo punto da lavorare sulle maglie lateralmente, ma lo facciamo insieme, quindi non è un problema. Partiremo da qui sotto, quindi nel primo forellino libero. Mi raccomando, sul dritto del lavoro, quindi dovrete girare un po' di volte questa maglia durante la lavorazione, ma ne vale la pena per avere un lavoro fatto come si deve. Ora possiamo mettere via i nostri marker, che se vanno in giro per il tavolo rischiano di perdersi. Vi ricordo, guardate, sono veramente carini, Merceria Italia Artisan, Katia Filati, questi bellissimi marker, quindi mi piace anche pubblicizzarli perché sono veramente molto belli. Quindi codina sempre abbastanza lunga, così potete nasconderla meglio, perché se mi fate le codine corte poi nasconderle diventa veramente difficile. Entriamo quindi nella prima maglia libera, quindi non cucita. Entriamo, facciamo la nostra solita maglia bassa, una catenella, e dopodiché creiamo la mezza maglia alta. Quindi questa è la prima, e sempre nello stesso foro andiamo a fare la seconda. Nel prossimo foro altre due maglie, mezze maglie alte, stessa cosa nel prossimo foro, una e due. 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 Di nuovo prossimo, una e due, fino a quando non arriveremo alle mezze maglie alte, e lì dovremo lavorare stando un po' più attente. Intanto il gomitolo va in giro per il tavolo, quindi una e due, una e due, una e due, una e due, e siamo arrivate alle mezze maglie alte. Quindi entriamo nell'aggancio della mezza maglia alta, quindi facciamo una mezza maglia alta proprio qua nell'aggancio, dove abbiamo le due righettine attaccate al punto filet. Entriamo in quelle e facciamo una mezza maglia alta. Poi c'è un forellino a fianco e lì dentro facciamo una mezza maglia alta.
poi c'è un altro forellino e lì facciamo un'altra mezza maglia alta. Quindi in ogni forellino che troviamo noi facciamo una mezza maglia alta, vedete? In questo modo, vedete, si creano i forellini che poi sarebbero quelli laterali, saranno 6, quindi saranno 6 punti. Ora andiamo, tiriamo dentro le codine, mi raccomando, mentre lavoriamo adesso tiriamo dentro le codine, così nascondiamo le codine della lavorazione laterale. Quindi qui un'altra mezza maglia alta tenendo sotto la codina, qui un'altra mezza maglia alta tenendo sotto la codina, e adesso stessa cosa, in ogni forellino andiamo a fare una mezza maglia alta, quindi ogni forellino laterale sarà una mezza maglia alta. Li vedete, i forellini sono proprio chiari, eh? Vedete, sono proprio belli chiari e limpidi, non potete sbagliare perché si vedono proprio. Ogni giro lascia un foro molto ben definito, quindi non abbiate paura di sbagliare. E poi oltretutto, se li contate, sono i giri di lavorazione. Ora riprendiamo a lavorare nei fori con 2 maglie per ogni foro, quindi andiamo a fare 2 maglie qui, 2 maglie qui e così via fino a quando non arriviamo alla congiunzione del lavoro. E anche lì vi devo dare una delucidazione, nel senso che per avere lo stesso tipo di lavorazione che abbiamo qua dobbiamo andare a lavorare in dritto e rovescio, quindi girare il lavoro, altrimenti risulterà diverso il punto. Io proseguo fino ad arrivare all'unione del davanti con il dietro e vi faccio vedere poi, girando il lavoro, come proseguiamo. Sono arrivata all'ultimo punto vuoto disponibile, quindi vado a lavorare le mie 2 mezze maglie alte, dopodiché entro con una maglia bassissima sulla prima mezza maglia alta, la motivazione per la quale io faccio sempre le 2 catenelle e la maglia effettiva, perché così ho la catenella d'aggancio, quindi mi aggancio con una maglia bassissima, mi alzo con 2 catenelle, volto l'intero lavoro e potrà essere un po' difficoltoso, ma ai fini dell'estetica della maglia questo è quello che va fatto. Quindi un momento, rientro alla base, quindi vado a fare, problema di connessione, riprova fra qualche minuto. Scusate, c'è qualcuno che parla da solo. Quindi vado a lavorare esattamente come ho fatto precedentemente sul resto della maglia. Mezze maglie alte su mezze maglie alte fino ad avere 6 giri. Quindi io vorrei che lo spessore della manica fosse lo stesso, quindi il fascione che si va a creare fosse della stessa altezza di quello che ci troviamo sullo sprone. Quindi io procedo, perché questo lavoro diciamo che è molto semplice, quindi non è necessario che io vi faccia vedere tutti i punti uno per uno, ma dobbiamo avere questo spessore qua, quindi la metà, questo spessore. Se sono 3 centimetri facciamo 3 centimetri di manichina, sempre in giri di andata e ritorno. Ci vediamo al termine anche di questo passaggio. Ecco qui la nostra maglia finita e devo dire che a me piace moltissimo. Ora, così non dice granché perché è un rettangolo con le maniche, però è veramente molto graziosa. Io per arricchirla ulteriormente l'ho fatta diventare una casacchina con culisse.
ho fatto una catenella semplicissima, molto molto lunga, mi raccomando, molto molto lunga, unendo entrambe i fili. Questo è quello che mi rimane del gomitolo del fiocco. Quindi ho preso sia il capo del fiocco sia il capo del milkshake, li ho uniti e ho fatto una semplice catenella con lo stesso uncinetto numero 4 ed ne è uscito proprio questo. Quindi una bella catenella grossa che io adesso andrò a mettere più o meno, dico più o meno perché poi dipende da quanto avete fatto lunga la vostra maglia, andrò a metterla più o meno ad un, vediamo, 9 centimetri, 10 centimetri di altezza dalla fine della maglia. Quindi cercherò quello che potrebbe essere il centro ad occhio e croce, perché non è una cosa che debba essere per forza precisa, e infilerò la mia culisse dentro fuori dei buchi fino a fare il giro di tutta la maglia. E questo è il lavoro più semplice, perché veramente i buchi sono grossi, il filo è piccolo e ci si riesce benissimo. Quindi il risultato finale sarà molto molto grazioso, perché sarà quello della casacchina stretta un po' più sotto la vita, quindi potrete sborsare la vostra casacchina. Alla fine verrà una cosa molto arricciatina, in questo modo verrà una cosa molto arricciatina che sarà molto molto graziosa. Ora io continuo a infilare il mio filo e quando avrò terminato vi farò vedere l'effetto finale sul manichino. Ecco qui, questo è l'effetto finale della nostra maglia. Come potete vedere ha una bellissima rifinitura sulla spalla che riprende la manichina e la particolarità di potersi sborsare e quindi nascondere anche le nostre piccole rotondità. Ovviamente il manichino non è dotato di un fianco prosperoso, quindi lascia un po' il tempo che trova, ma il modello devo dire che lo trovo molto bello. Come potete vedere nei minimi particolari, è veramente un modellino carino e soprattutto adatto alla stagione che sta per arrivare. Il filato è meraviglioso e devo dire la verità, mi è piaciuto tantissimo lavorare questo modello. Io spero che vi sia piaciuto. Intanto vi faccio di nuovo una panoramica del modello finito. Io spero che vi sia piaciuto e vi aspetto al prossimo tutorial. I filati sono sempre di Merceria Italia Artisan, sia il milkshake sia il filato fiocco. Ciao da Luci e al prossimo video tutorial. A presto, ciao.